Buonasera e benvenuti in diretta. È venerdì sera e dedicata ai candidati a sindaco della città capoluogo di regione. Una puntata che ritorna dopo le festività pasquali, quindi un riposo quasi fisiologico anche per i candidati, ma sarà anche un'occasione per chiedere come è andata almeno la campagna anche sotto le feste, anche perché poi diciamo che chi fa campagna elettorale non si ferma neanche durante le feste, si dice H24. E quando il tempo è cattivo, come oggi, si usano molto i telefoni o Facebook o la rete. Intanto buonasera a tutti. Volevo fare un appello in apertura, intanto buonasera a tutti i candidati, volevo fare un appello prima di tutto perché c'è un grido d'allarme del procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli. Leggo l'ANSA, il procuratore di Catanzaro: non abbiamo nemmeno più la carta, così si blocca la giustizia. Sconosciuta l'entità dei fondi assegnati al Ministero che dopo 4 mesi, all'inizio del 2012, non ha ancora reso noti i relativi capitoli di bilancio. L'ufficio giudiziario soffre da tempo di carenze croniche, infatti c'è il problema della carta. In Calabria non siamo più in grado di garantire la giustizia e la legalità. Su tutto il territorio l'allarme arriva dal procuratore aggiunto di Catanzaro Giuseppe Borrelli. Insomma, l'ufficio della procura non ha a sua disposizione gli strumenti minimi indispensabili per compiere pienamente il proprio lavoro. Una questione preoccupante se si pensa che il monitoraggio della criminalità organizzata di tutte le province calabresi, tranne quella di Reggio Calabria, aspetta proprio all'ufficio di Catanzaro. Il procuratore esprime tutta la sua rabbia, non sappiamo più cosa inventarci, è inutile ripetere che non ci sono soldi, senza soldi non si va da nessuna parte. Ci dica allora piuttosto che cosa bisogna fare, questo è un problema serio. Noi abbiamo pensato, noi personalmente di Infospazio, Lino Polimeni, pensate che l'ufficio giudiziario poi non può contare nemmeno sui nuovi fondi assegnati dal ministro che dopo 4 mesi non sa ancora cosa deve dare. Una richiesta a cui nel corso del tempo hanno risposto il comune di San Lorenzo del Vallo l'anno scorso, la provincia di Catanzaro, il consiglio distrettuale dell'ordine degli avvocati di Catanzaro e il comune di Catanzaro, che hanno donato alla procura carta, 3 computer e 5 fax. Dice il procuratore Giuseppe Borrelli: donazioni graditissime, continua Borrelli, ma non si può certamente pensare che l'ufficio possa reggersi su questo, né che ne possiamo continuare a richiedere l'intervento di chi non è deputato a rispondere ai problemi della giustizia. Cosa abbiamo pensato? Questa stamattina ero a una conferenza stampa alla Camera di Commercio, ho parlato con Paolo Abramo, Presidente della Camera di Commercio, ho parlato con Dario Lamanna, Direttore Generale di Confindustria, ho parlato con il nostro editore di Infospazio SRL Rodolfo Biafore e abbiamo messo a disposizione 500 euro a testa, almeno 1.500-2.000 euro per dare carta, donare la carta, CD, guardate che è una cosa assurda, procuratore. Noi ci facciamo carico, doneremo e daremo alla procura, al tribunale questa carta, quello che serve e quindi ci metteremo in contatto con voi. Quindi ho avuto l'adesione di Paolo Abramo, che è presidente di Camera di Commercio, di Dario Lamanna, che è direttore generale di Confindustria, e di Infospazio, la nostra società, che siamo disposti a comprare la carta, i CD, quello che servono, per portarlo lunedì o martedì, certamente breve richiesta fatte anche dal procuratore, dal tribunale. Io credo che di fronte a questa cosa un commento, poi spero che me lo farete anche voi in studio. C'è la mia delegata di produzione invece che vuole aggiungere un'altra cosa legata a un problema importante e serio. Prego Cassandra. Anche quest'anno l'unità operativa di chirurgia generale diretta dal professor Rosario Sacco, con la collaborazione della dottoressa Nadia Innaro, responsabile dell'ambulatorio della chirurgia della tiroide, aderisce all'iniziativa, già promossa negli scorsi anni con lodevoli risultati, della settimana di prevenzione delle patologie della tiroide, previsto nei giorni che vanno dal 16 al 20 aprile 2012. L'obiettivo primario della settimana della tiroide è quello di sensibilizzare gli utenti sul fondamentale tema della prevenzione. Si vuole offrire la possibilità di usufruire di visite e di ecografia del tutto gratuite, volte a verificare lo stato di salute della tiroide. Le visite si possono prenotare telefonando ai numeri 0961 36 47 235
oppure 0961 36 47 110 dalle ore 9 alle ore 13. Benissimo, un altro messaggio importante per la nostra salute e per la prevenzione. Noi intanto presentiamo, prima di mandare la pubblicità, presentiamo i nostri ospiti. Alla mia sinistra è precisamente Elio Mauro, sindaco come lista. Buonasera. Buonasera a te, l'aspetto. Ecco, intanto l'altra volta lei non c'era perché era a Verona, così, ecco. Intanto un saluto, una lista che si presenta con quali obiettivi? L'obiettivo di poter contribuire a sanare questa città che è da un po' di tempo che lascia a desiderare, sia come decoro urbano, sia come servizi e sia come politica scadente. Benissimo. Tanto io l'ho presentata perché l'altra volta non sapevamo qual è il vostro obiettivo. Grazie a Salvatore Scalzo. Buonasera. Per quanto riguarda il centro-sinistra, grazie alla sua presenza. Buonasera. Ricordiamo ai candidati che fino tutti i venerdì, ve lo dico, fino all'ultimo previsto, che è il 5, se non erro, di maggio, fino a mezzanotte, noi possiamo fare la trasmissione. Di continuo invitati per il venerdì, saranno quelli che rimangono fino al venerdì 5 maggio. Alla mia destra, per il centro-destra, Sergio Abramo, buonasera. Buonasera. Per il polo di centro, ma lui preferisce dire un'altra cosa, Pinocelli, cosa preferisci tu? Area di centro. Area di centro, Pinocelli, grazie. Buonasera. Per la sua presenza. Invece ancora alla destra di Pinocelli c'è il dottor Carpino, invece che cos'è Antonio Carpino, Partito Comunista dei Lavoratori. Buonasera a tutti. Dopo la pubblicità presenteremo e sapremo com'è andata questa campagna, questi 10 giorni in assenza di articolo 21. A tra poco. È il momento di Guglielmo, e quando parliamo di Guglielmo parliamo di Matteo, di Daniele, di Roberto Volpi, parliamo di questo grande gruppo. È importante perché poi il caffè che entra in tutte le case, quando entra in tutte le case è straordinario. Pensate che, visto che abbiamo parlato prima, è nel contesto di Roma, e il caffè Guglielmo è qualcosa di, è come se tu sei a casa, no? Rieccoci in diretta, vi potete prenotare per fare la domanda diretta al candidato, una domanda secca. Ricordiamo i telespettatori che ci stanno guardando in questo momento che possono fare una domanda senza premessa direttamente il problema, qual è e che cosa si sta vivendo. Elio Mauro, che campagna elettorale è questa? Ma diciamo che è una campagna elettorale che mette alla prova il popolo catanzarese. Credo che non avremmo nulla da dire ai cittadini, perché offenderemmo l'intelligenza dei catanzaresi. Hanno visto la politica com'è andata, hanno visto l'interesse da parte di un gruppo che c'è per tenere il potere, non interessa quello, il prezzo che paga il cittadino, e diciamo che questo è uno dei motivi perché ho fatto questa scelta. La scelta proprio per dare la possibilità al cittadino di prendere il telecomando e cambiare canale, se vuole veramente cambiare canale. E quindi dovrebbe scegliere te? No, potrebbe essere un voto di protesta anche, perché siamo stanchi ad assistere a contenitori, liste che sono dei contenitori, portavoti, e dopodiché ci si dimentica dei cittadini, dei quartieri e di tutto. E il voto di protesta che soluzione porta alla nostra città? È un campanello d'allarme a chi ha la possibilità di governare, ad impegnarsi per la città. Altrimenti... Quindi uno stimolo, il voto uno di protesta stimolo per... a chi deve governare, perché può essere mandato a casa nell'immediatezza. Se il cittadino non lo fa, vuol dire che il cittadino gli sta bene, e vuol dire che possiamo continuare così. Carpi, non sei d'accordo per quello che dice Elio Mauro? Ma in effetti il problema della politica catanzaro la conosciamo tutti. È vero, c'è la possibilità in questa tornata elettorale che si possa verificare un voto di astensione molto elevato, oppure c'è, come dice Mauro, che ci possa essere il voto di protesta. In effetti il voto di protesta ha una sua funzione soltanto se è indirizzato, è canalizzato ed è cosciente, altrimenti la protesta rimane fine a se stessa. Sergio Abramo ha detto voto di protesta, un voto di protesta che si potrebbe perdere, quindi non concludere per i candidati e chi vincerà questa partita. Cosa serve il voto di protesta?
Ma secondo me niente, c'è una sfiducia generale nei confronti della politica a livello nazionale, però questo non deve contribuire a livello locale. Il caso Lega contribuisce a questa sfiducia? Assolutamente sì, questo ha peggiorato ancora di più la situazione, giustamente la gente ha ragione, riesce ad arrivare a fine mese ormai. Avete pensato all'astensione? L'astensione assolutamente sì, c'è anche sui sondaggi che ci sono. C'è astensione, però noi stiamo cercando di recuperare, parlando alla gente, coinvolgerla soprattutto sui programmi che noi intendiamo portare avanti, con la speranza che quindi vadano a votare, perché il non voto alimenta sicuramente, il voto di protesta alimenta sicuramente qualcosa di negativo. E quindi stiamo cercando di convincere la gente, come dicevo prima, più che no, con i programmi, perché poi vuole sentire la gente come tu gli risolvi il problema, vuole sapere se può uscire da questo sacco di degrado, ma soprattutto da questa situazione economica e finanziaria che c'è nel paese, quindi anche nella nostra città, nell'intera regione, e quindi devi offrirgli tutti quei strumenti che possono, quelli che puoi spiegare naturalmente, quegli strumenti che possono sicuramente far uscire da queste sacche di inefficienza anche l'amministrazione comunale. Pino Celi. Voto di protesta, una situazione del voto di diciamo che chi si astiene, perché io non sono d'accordo che bisogna votare, dare una risposta, perché il voto è uno degli strumenti democratici che in qualche maniera i cittadini devono scegliere. Ecco, perché io non condivido chi oggi non sceglie perché ha sbagliato candidato, perché qualcuno ha promesso qualcosa, poi non gliel'ha data e non va più a votare. E l'astensione deve essere qualcosa di diverso, non quello che è quasi una ripicca contro una politica di una città che non ha risposto e che non ha dato il posto di lavoro, quasi un voto di scambio. Quindi se il voto di scambio non c'è stato e poi uno non va a votare più perché quello non gli ha dato nulla in cambio, è una cosa che peggiora ancora di più quello che sono i problemi della città. Pino Celi. La città è molto disorientata per tutto quello che è successo in questo ultimo anno. Ritengo che adesso tocca a noi, attraverso il nostro modo di agire, attraverso quelle che saranno e sono le nostre proposte, attraverso i nostri volti, attraverso anche, io oserei dire addirittura, il nostro modo di proporsi. Ognuno di noi si propone alla gente della nostra città e sta in tutto questo, sta a noi, il dovere nostro di riavvicinare la gente alla politica, sta a noi creare un rapporto di fiducia affinché tutta la città, tutta la gente, tutti i catanzaresi riacquistino fiducia in una classe politica nuova che verrà e che quindi, come dire, siamo in questo momento, l'onere è nostro, non è dei cittadini, non è dei catanzaresi, ma è il nostro, sta a noi. Attenzione al microfono perché l'altra volta lo stavi rompendo, quindi ti prego di risparmiarlo, visto che c'è crisi, vorremmo risparmiare un microfono. Va benissimo. Ok, Pino. Grazie Pino. Faremo la colletta anche per il microfono. Vabbè, sai, in questo momento lo vedi qua che succede, sì, il problema al tribunale, figurati, certo, cosa, certo, può accadere a noi che stiamo facendo una battaglia fatta da Infospazio per quello che per le ingiustizie che stiamo, sì, subendo noi. Salvatore Scalzo. Buonasera. Una campagna, voto di protesta, astensione, la Lega contribuisce al disannominamento della politica, cosa sta accadendo? Ma io credo che la città sia quella che definirei veramente una grande prova del 9. C'è un momento storico importante all'interno della città di Catanzaro dove davvero bisogna offrire il segnale come grande capoluogo di regione anche. Cioè noi viviamo anche